Innamorata, sì. Del tuo fuoco. Della tua voce. Della tua grazia. Senti ragazzina, io e tua mamma non siamo amiche, siamo sorelle. Ti posso dire un segreto? È lei che mi ha insegnato a ballare. Avrei bisogno di un giorno di riposo a settimana. Io ho bisogno di una persona che mi fa 7 giorni. 7. Non è colpa mia se trovo uno straccio di lavoro che dura più di 24 ore. Testa piena di casini, io sto qua a frignare. Ho capito, io ho un sacco di casini, ma pure tu non mi sembri messa meglio. Ciao a tutti da Valeria. Oggi ragazzi parliamo di soldoni, vai soldoni, perché ho per voi un'interessante classifica sui film italiani che hanno incassato di più in tutta la storia del cinema. E apre la classifica al 10° posto Pinocchio, film del 2002 di Roberto Benigni, con un incasso di 26.197.231 euro. Al 9° posto Benvenuti al Nord del 2012 di Luca Miniero, con 27.178.307 euro. 8° posto Il Ciclone del 96 di Leonardo Pieraccioni, con 28.085.461 euro. 7° posto Per Natale sul Nilo di Neri Parenti, che nel 2002 incassò 28.296.000 euro. Saliamo al 6° posto, c'è il divertentissimo Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo, che nel 2000 si portò a casa ben 28.458.894 euro. Poi 5° posto per Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che nel 2010 guadagnò 29.873.491 euro. Che bella giornata con Zalone e regia di Gennaro Nunziante. Del 2011 si aggiudica il 4° posto con 43.475.000 euro. E sul podio c'è un monopolio di Zalone e Nunziante, praticamente, che si aggiudicano il 3° posto con Sole Catinelle del 2013 e quasi 52 milioni di incasso al botteghino, eppure il 2° posto con Quo Vado del 2016 con quasi 65 milioni di euro di incasso. E al 1° posto c'è Irremovibile, sempre lui, Roberto Benigni, con il suo film da Oscar La vita è bella, che nel 97 ha guadagnato ben 205 milioni 212 mila euro. Che ne pensate? Secondo voi sono tutti film che meritavano questa affluenza di pubblico o avete dei dubbi a riguardo? Questa classifica di sicuro la dice lunga sui gusti della maggior parte degli italiani. Aspetto i vostri commenti e vi aspetto anche al prossimo video.